I capelli biondi leggermente spezzati nelle punte, che ahimè li vorrei far crescere ma non crescono mai perché era una sfiga e volevo condividerla con lei, però del resto i miei protagonisti sono loro, cioè respirano, prendono vita, vogliono le loro cose e non li potrei mai forzare a fare una cosa che non vogliono, non potrei mai forzarli. A volte ho deciso che qualcuno doveva morire, invece non volevano morire, si ribellavano e si ribellano spesso alla mia volontà, fanno cose che non vorrei che facessero, ma loro le fanno, perché quando scrivi il personaggio prende voce e parlare assolutamente sì. Infatti la prova è che io ho sempre detto non scriverò mai saghe, le classiche cose che quando le dici si accende la luce dietro, tipo non scriverò mai saghe perché ho tante storie da scrivere, perché stare a scrivere sullo stesso personaggio tante volte. Ho scritto tantissime saghe perché i personaggi dopo ti vengono a chiamare e prendono vita, prendono forma, tu vorresti scrivere un'altra cosa, di notte viene lì e dice dai scrivi su di me e tu alla fine devi... ho scritto la trilogia di Scarlett, la mia prima eroina, la mia vendicatrice su Tacchi a Spilda che uccide i delinquenti per le vie di Bologna, la bambola di cristallo, poi ho scritto Bambole pericolose, quindi anche lei, che per dire era una cattiva, una
un giustiziere della notte in gonnella, l'ho riscritta. Amelia, che è una ragazza che utilizzava i social network, ho scritto queste due storie horror, anche Amelia è tornata, e quindi ne ho scritti due, il dittico Scarlet, tre romanzi trittico, Striges è diventata un dittico, anche quello due, alla fine ho scritto solo delle, e poi adesso scrivo per Dylan Dog, che è Dylan Dog, quindi torna ogni volta e mi chiama, e Dylan mi chiama sempre nei momenti che mi vengono in mente le storie, dico me la devo scrivere, quindi un tempo tenevo il taccuino sotto il letto e avevo imparato, per non svegliare il can che dorme, che è il mio compagno poverino che mi sopporta, e avevo imparato a tenere il taccuino e a scrivere al buio, quindi ero diventata, e poi invece scrivevo tutto storto. Adesso per fortuna ci sono gli smartphone che mi segno le storie di notte, perché vengono, quindi Simpson in lingua originale per tenere rinfrescato l'inglese, oppure guardo una serie televisiva sempre breve e poi ricomincio a scrivere. A volte poi faccio una passeggiata con i cani a una certa ora, perché ho la testa piena, e poi di solito scrivo un'altra oretta fino alle 7, poi alle 7 stacco e di nuovo serie televisive, ceno, poi la sera film, libri, leggo sempre, guardo film, tutte le sere cerco di leggere. Oppure appunto le serie televisive mi piace molto vivere dentro le storie, è una cosa che consiglio di fare. Per dirvi, quando ho lavorato per la Disney, la prima cosa che mi hanno detto quando mi hanno assunto è stata: devi guardare tutte queste serie televisive, una lista di serie. Io, sì, è il lavoro della mia vita, e praticamente è vero, perché uno scrittore comunque vive di storie, di idee, anche un disegnatore, che qui ce ne sono tante, devi avere continuamente ispirazione, e non per copiare, ma per, cioè, in qualche modo essere ispirato, una cosa porta a una. Ciao, Sofia, quanto sei